tutti i pregi che odio e quei difetti. Ciao a tutti. Allora, questa è la prima volta che mi faccio vedere, sentire e tutto. E sono qui per raccontarvi come è andato l'incontro con Lorenzo Fragola alla Feltrinelli di Milano. Sono uscita di scuola e sono corsa letteralmente a Wagner, dove c'è la Feltrinelli, dove si è tenuto l'incontro ovviamente. Sono arrivata disperatamente, ma disperatamente, ho iniziato a cercare il CD. Quando sono arrivata, cioè, c'era la Feltrinelli che era tipo... era piena zeppa di gente. Da matti. Ho detto, ok, qua io non lo vedo, io arriverò a casa alle 10 di sera, i miei mi ammazzeranno, io mi ammazzo. E quindi all'inizio ero tentata di andarmene e dire no, vabbè, ma siamo matti, tutta sta fila. Però poi comunque mi dispiaceva, perché pensare che magari ce l'avrei fatta e tornare a casa col rimorso di dire potevo rimanere lì e tentare, no. Quindi ho detto no, devo prendere il CD, devo incontrarlo, devo... Quindi ho iniziato a cercarlo, non lo trovavo, perché tipo c'erano i totem dove c'era su il suo CD, ma erano vuoti, completamente vuoti. Allora sono andata vicino alla cassa, che un ragazzo stava spiegando come fare, e fa: purtroppo i CD li abbiamo finiti, perché ce n'erano solo tipo 400, i libri anche, perciò l'unico modo per avere il pass è preordinare il CD, venire qui, pagarlo e poi noi vi diamo il pass. Mi fiondo nella fila per preordinare il CD. E mentre aspetto incontro queste tre fantastiche ragazze, che io giuro, per fortuna c'era loro, perché sennò sarei rimasta da sola a rompermi le scatole. Niente, abbiamo iniziato a parlare, abbiamo scoperto di avere tante cose in comune. Finalmente siamo arrivate a preordinare il CD. L'abbiamo preordinato e ci siamo messe in fila per pagarlo. L'abbiamo pagato e ci hanno dato il bracciale con su scritto Feltrinelli tutto rosso. Preso, ci siamo messe subito in fila, eravamo le ultime, e niente, ci siamo messe lì e abbiamo iniziato ad aspettare. La fila andava avanti e di sottofondo c'era il suo CD, e durante Siamo Uguali, The Reason Why, tutti a cantare, bellissimo. Cinema lontano, troppi tentativi aspettiamo, passano un'ora e mezza, passano due ore, dopo tre ore, sì, siamo arrivati a questa fatidica colonna. Dopo quella colonna tu andavi ad incontrarlo, c'erano dei nastri che separavano le ragazze che erano in fila, quelle che dovevano andare a incontrarlo. Siamo entrate, all'inizio solo io e un'altra di queste tre ragazze, perché le altre due sono purtroppo rimaste indietro. E lì ho tirato fuori il diario, l'ho aperto quel giorno, e la ragazza che era con me mi ha dato un post-it da attaccare sull'altra pagina, così facevo la firma per un'altra mia amica che doveva venire, ma per problemi purtroppo non è riuscita ad accompagnarmi. Niente, lo apro, metto sul post-it, chiudo e aspettiamo di riuscire a salire su queste scale che poi portavano al palchetto dove c'era lui. Aspettiamo, aspettiamo, intanto arrivano anche le altre. A un certo punto ci troviamo davanti a queste scale. Tra parentesi, c'era lo stesso bodyguard che c'era all'Arena X Factor quando sono andata a vedere Ed Sheeran, quindi ero tipo, io ti ho già visto. Chiusa parentesi. Questo bodyguard diceva quante ragazze dovevano andare. A un certo punto fa: ok, altre sei ragazze. Io sono partita e sono andata pensando che le altre ragazze erano dietro, invece solo una di loro era dietro. Quindi ero tipo, cacchio, che casino. Vabbè, ormai eravamo salite, quindi eravamo lì. Ho aperto il diario
E purtroppo non si potevano fare foto nei video, quindi ho fatto tipo un secondo di video in cui si vede un secondo lui. Alcune foto. Vai. Poi ho messo via il cellulare perché sinceramente non capivo neanche più niente. Sapevo come sono, quindi ho messo via il cellulare e ho lasciato perdere. Ho messo giù. Vabbè, ci hanno fatto andare. Ho messo giù il diario. E niente, lui mi ha firmato, poi ho messo quel giorno e poi gli faccio, puoi firmare anche sul post-it, e lui cosa? Anche su questo, e ok, ha firmato, poi ha firmato tutti gli altri, poi fa, ci facciamo una foto, che domande, certo, abbiamo fatto la foto. E finita la foto mi sono fiondata da lui, l'ho abbracciato, gli ho dato un bacio e poi me ne sono andata perché c'era il suo bodyguard molto simpatico che ci stava addosso e dicendo dovete andare. E tipo, sì ma calmo. Però vabbè, sono scesa da questo palchetto e mi sono girata un attimo e ero tipo, è successo davvero. E c'erano due signore che mi hanno bloccato e mi fanno, ti devo tagliare il bracciale. Mi faccio, vabbè, mi taglio il bracciale, mi faccio, ma posso tenerlo? Cioè, adesso è tagliato, cioè capisco che magari siccome usate sempre gli stessi per le sinking session, io potrei venire e dire ho il bracciale quando non ho comprato, ho fatto niente per averlo. E faccio, adesso che è tagliato posso averlo? E lei fa, no, non lo puoi avere. Io tipo, che cazzo è? Cagata, che poi alla fine l'hanno lasciato alle ragazze che avevano il CD, però vabbè, ok. Ho aspettato le altre due ragazze che ho conosciuto, ci siamo abbracciati, abbiamo fatto una foto insieme ed è stata una giornata wow. L'unica cosa brutta che è successa è che all'inizio facevano salire quattro ragazze alla volta sul palco e due a due o una a una andavano da lui, quindi chiacchieravano, gli firmava l'autografo, si facevano la foto solo loro due. Invece verso la fine, siccome si stavano facendo le sette, faceva sei persone alla volta, quindi non è che potevi starli tanto, ti cacciavano via perché c'era troppa gente, ti cacciavano via. Questa è stata una cosa brutta perché comunque non è che ci ho potuto parlare o comunque fare le cose con calma, ti mettono anche più ansia, quindi non la vivi male, però un pochino, non è fantastico come star lì un attimo, chiacchierare. E l'unica cosa strana è che dopo che faccio tutte queste cose qua, inizio a tornare a casa e sembra ritornare tutto normale. E io ero tipo lì, non può essere ritornato un lunedì qualsiasi. Ho appena incontrato uno dei miei cantanti preferiti, non può tornare un lunedì normale. Cioè, è inconcepibile per me. Quindi se ci ripenso mi sembra tutto un sogno, no? È stranissimo. Questo era il mio video, spero vi sia piaciuto. Se è così lasciate un pollice in su e iscrivetevi al mio canale. E tornerò presto con un nuovo vlog, credo proprio quello dei 5 Seconds of Summer, quando sono venuti qua la prima volta per il 5 Countries in 5 Countries 5 Days. Perché oggi è proprio il 3 aprile del 2015 e io il 3 aprile del 2014 ho partecipato a quell'evento, perciò al prossimo vlog.